Buongiorno, ben ritrovati sugli schermi di Casa del Sole TV. Buona domenica a tutti e grazie per essere qui per il nostro appuntamento domenicale con Umberto Pascali, corrispondente da Washington. Buongiorno, Umberto. Buongiorno, Jeff, buona domenica a te e a tutti quelli che gentilmente ci stanno ascoltando. Grazie, grazie. Gentilmente ci stanno ascoltando, gentilmente speriamo che continuino a farlo. Umberto, premettendo, ho una lunga serie di domande per te, infatti cerchiamo di argomentare nei termini di 10 minuti, un quarto d'ora per ogni punto. Premettendo che la più invasiva delle guerre è contro i nostri cervelli, perché altrimenti non potrebbero continuare a ridisegnare il mondo e la storia come se fosse un giornalino di Topolino di Walt Disney, partirei dal chiederti cosa è successo a Leopoli qualche giorno fa e come mai le TV occidentali non hanno detto niente e quanto è importante per Washington quella che noi chiamiamo la guerra contro i cervelli. Cos'è per loro la cosa più importante da nascondere? Perché proprio un paio di giorni fa Putin ha parlato dal Sud America, dal meeting dello SPIEF, e ha dato il quadro della realtà dicendo che i paesi BRICS stanno lavorando su una propria infrastruttura di pagamento indipendente da quella occidentale, che il gruppo ha un grande potenziale per l'adesione di nuovi membri, e cioè che i paesi che possono permetterselo cercano di diventare sempre più sovrani e che la Russia è in pieno sviluppo economico. Quindi cos'è che vogliono a tutti i costi nascondere in merito alla guerra in Ucraina e anche in merito alla guerra contro i palestinesi. Vai, a te la parola. Grazie, grazie Jeff. Beh, siamo adesso a una, non vorrei usare un'espressione, ma a una dualità di poteri, cioè di fatto adesso esistono, e anche de jure esistono, due poteri in cui prima c'era un potere dominante e uno dominato, che si era risvegliato, cioè la Russia, il BRICS, le ribellioni nei vari paesi come quelle che noi rappresentiamo all'interno dei nostri stessi paesi. Adesso non è più così, adesso sono due istituzioni che si fronteggiano. La differenza tra queste due istituzioni è che una ha a che vedere con la legge naturale e con il modo di sentire dell'umanità. E l'altra invece è basata semplicemente sull'avidità, sul grid di un piccolissimo numero di persone, i padroni universali di Giulietto Chiesa o la cupola oligarchica, un numero ristrettissimo di persone che, come è avvenuto spesso nella storia, non è una cosa nuova, pensa di dover e poter dominare il resto del mondo con qualsiasi mezzo possibile. Naturalmente i mezzi violenti, tipo spinta alla guerra, come stiamo vedendo adesso dal mondo anglo-americano, dalla NATO, dal Deep State, eccetera, questa è sempre l'ultima risorsa. Cioè, quando ha esaurito i metodi per tenere sotto controllo gli animali domestici, noi, se con metodi di controllo mentale o di qualche tipo, no? O di incutere terrore in modo che nessuno si ribelli o pensi di potersi ribellare. E adesso si è arrivata al punto in cui questo non è più sufficiente. Siamo arrivati perciò alla guerra. La differenza è che da una parte c'è il futuro e per una parte, io non intendo solo i BRICS, la Russia, la Cina, l'India è in una situazione particolare adesso, ma grandissima parte del mondo, ma intendo anche le popolazioni all'interno dei paesi sottoposti sotto il tallone di questa cupola oligarchica. Cioè, tanta gente come noi. La differenza è che da una parte si fanno gli interessi dei propri popoli o si cerca di fare gli interessi dei propri popoli. E i popoli lo capiscono. E quindi, nonostante tutti i tentativi di guerre colorate, di rivoluzioni colorate, di destabilizzazione, la gente lo capisce. E quindi, per questo, la Russia, per esempio, non
destabilizzabile a questo punto. Dall'altra c'è un metodo, c'è la paura esistenziale, il terrore di questa piccola cupola oligarchica di perdere il controllo dei loro sudditi immediati, cioè di noi. Quindi la guerra, prima ancora, quindi la guerra deve servire a ricompattare noi, a ricompattare le pecore che sono già nell'ovile perché possono scappare. Quindi si spingono a una guerra, questo è stato fatto tante volte. L'esempio più chiaro è quello della Prima Guerra Mondiale, in cui furono spinti in questa ideologia di guerra, no? In cui la gente partecipò a un certo punto, come abbiamo visto in Italia, no? Guerra, unica igiene del mondo, dobbiamo essere uomini, basta con la pasta asciutta, prendete il moschetto. Questo tipo di, se tu spingi una popolazione verso la guerra, poi per un periodo la controlli. Guarda l'orrendo esempio dell'Ucraina, una popolazione completamente impazzita. C'era il retaggio naturalmente di bandiera dei nazisti, eccetera, che sotto sotto covava, no? È un problema culturale, ideologico lì. Però con questa spinta quasi irrazionale, emotiva verso la guerra, hanno controllato la loro popolazione e sono riusciti a farli ammazzare, li hanno convinti al suicidio. Adesso l'Ucraina non esiste più, no? E vogliamo che anche l'Italia non esista più, no? Quindi la guerra è una guerra per le menti. Il campo di battaglia sono le menti e i cuori, come dicevano qua, minds and heart of the people. E quindi come evitare una guerra dipende da noi. Questo non è mai stato così vero come adesso. Cioè quelli che ci ascoltano, che poi in queste trasmissioni ci sono persone con un livello di comprensione non uguale alla media, insomma, superiore alla media. Non lo dico questo per paggeria, perché chiaramente per seguire certi discorsi e per avere una certa determinazione, no? Devi avere un certo modo di pensare, un certo modo di agire, no? Un minimo Quindi, di consapevolezza, assolutamente. esatto, e questi. Quelli che ci ascoltano sono come i termosifoni, adesso è d'estate, non i termosifoni, ma diciamo, i condizionatori d'aria, in questo grosso edificio che è l'Italia, dove fa un caldo feroce, la gente non ne può più e noi siamo i condizionatori e quindi ristabiliamo l'atmosfera giusta. Quindi non è importante, dice, ma siamo pochi, eccetera. A questo punto non ha nessuna importanza perché la gente adesso è pronta, è disposta a cambiare idea o a fare dei salti, se trova qualcuno che gli spiega quali sono i salti che ragionevolmente si possono fare e possono portare a una soluzione dei problemi. Quindi, di nuovo, dipende da noi come non mai e non è impossibile. Anzi, io vedo un grosso cambiamento anche in Italia, anche se sto qui però. In contatto con l'Italia, con amici, nemici, eccetera, ogni giorno e vedo un certo cambiamento di temperatura. Non so se sono questi. La guerra contro la Palestina ha aiutato a svegliare un sacco di persone. Sì, e il fatto che la gente comincia a vedere che la guerra non è una parola, ma è una cosa concreta. Durante la Prima Guerra Mondiale ci vollero 2 anni prima che la gente capisse, oh, ci stanno ammazzando un'intera generazione. Fino allora c'era questa atmosfera della guerra, che bello, siamo giovani, andiamo a combattere come un gioco, no? Adesso la gente vede che non è un gioco, che è sangue, vabbè, a parte quello che succede in Palestina, no? Un genocidio è orrendo e nessuno gli mette fine, ma quello che sta succedendo in Ucraina è chiarissimo. E è chiarissimo che ci vogliono portare lì, cioè una volta si diceva questa oligarchia vuole combattere fino all'ultimo ucraino, adesso ho visto anche un titolo di Orsi e Gabellini molto a propos, che dice vogliono combattere fino all'ultimo europeo, quindi noi siamo diventati gli ucraini.
stiamoci attenti, no? Esatto. 600.000 persone uccise, non si sa quante persone ferite, quante persone scappate, quante persone in stato di confusione mentale che non torneranno più a casa. Un paese è finito. E da domani in poi, dopo le elezioni, cominceranno a parlare delle truppe. Ecco, adesso di fronte a questo, ricordiamoci di nuovo, noi adesso possiamo fare moltissimo, moltissimo, perché anche istituzioni, paesi interi in Europa hanno capito che vogliono mandarci al macello. Non c'è nessun'altra spiegazione, i russi, non russi. Quindi, essendoci fatti la. Ci siamo fatti lavare il cervello con questa storia di Putin ha attaccato l'Ucraina senza nessuna ragione. Se ci pensate, questa è stata la causa scatenante di tutto quello che è successo, che la gente ha accettato, ha fatto finta di accettare l'idea che Putin ha dichiarato guerra, come Hitler ha dichiarato guerra, senza nessuna ragione contro l'Ucraina. E sta continuando la guerra senza nessuna ragione contro Infatti, l'Ucraina. uno degli sforzi più grossi è per nascondere tutta la storia che c'è dietro a quel giorno in cui la Russia è entrata in azione. E la gente adesso lo sta capendo, questa è un'operazione durata tantissimo tempo per preparare l'Ucraina come il kamikaze per fare l'operazione Barbarossa contro la Russia, la grande provocazione, e poi la Russia avrebbe dovuto cedere e finiva e sarebbe stata saccheggiata e divisa a pezzetti, no? Quanto la gente potrà dire a se stessa, ok, questa è la realtà, la accettiamo. Non crediamo più ai media, crediamo alla realtà. Tutto il castello di carta crolla. Tutto il castello di carta Certo. crolla. E siamo in questo momento magico, di grandissimo pericolo, ma nello stesso tempo in cui veramente si può dare una botta fondamentale a questi padroni universali. E ci torniamo dopo, Umberto, su questo punto del dare una botta finale. Ma in questi giorni, a proposito di balle spaziali, abbiamo assistito a una scena raccapricciante che è quella di Biden e consorte insieme alla famiglia Macron parlare dello sbarco in Normandia e della grande fedeltà fra alleati, una sorta di salvate il soldato Ryan, ma proprio come dicevi poco fa, il soldato Ryan in questo caso siamo noi europei e non ci sarà nessun salvataggio, io temo. Secondo te cosa succederebbe se Esatto. ipoteticamente si verificasse davvero un attacco contro l'Italia o la Francia o la Germania? Crolla la NATO, si sgretola la NATO in 448. Quello che stanno facendo adesso, quello che tu hai citato, cioè questi discorsi che ha fatto Biden, veramente in una situazione completamente drogato di medicina, drogato anche di droghe, no? L'avete visto, una cosa Sì, veramente una penoso, scena triste. maltrattamento di persone anziane. Quando lui si curva cercando di sedersi, o qualcuno dice anche peggio, no? E che la moglie si mette la mano sul volto e dice: Ciao, attento, no? Però avere un capo del cosiddetto mondo libero, il capo eletto, tra virgolette, degli Stati Uniti, con un individuo in preda alla demenza senile, no? È una cosa paurosa, anche perché significa che quelli che stanno dietro possono fare quello che vogliono. Cioè, i Blinken, adesso hanno nominato una sostituta alla Nuland, che sarebbe l'ambasciatrice alla NATO, che è una ancora più neocon guerrafondaia della Nuland, no? Tu vedi che c'è questo gruppo di pazzi che non hanno idea della realtà, che stanno spingendo per una guerra, se noi glielo permetteremo. Ma quando Biden viene in Italia, Biden viene non in Lombardia, come ha detto la Rai, no? Lo sbarco in Lombardia, lo Fantastico. Normandia. Quando per celebrare questo sbarco in Normandia e dice
La fedeltà con gli alleati, noi siamo fedeli agli alleati, gli alleati sono fedeli a noi. Poi dopo fanno circolare sui giornali inglesi questa storia che sono pronti 300.000 giovani e forti per appena la Russia attacca l'Europa, perché questo è quello che farà la Russia. La Russia c'è intenzione di attaccare l'Europa, dopo ne parliamo, perché la Russia non ha nessun interesse a invadere l'Europa, dopo parliamo di questo. Ma perché arrivano questi Marines che sbarcano nei porti di Rotterdam, e se gli bombardano Rotterdam, allora arrivano a Venezia, Porto Marghera, non so, zona Veneto, e poi vanno in Slovenia, in Ungheria, eccetera. Perché mettono in giro queste storie? Per rendere credibile l'idea che se l'Europa veramente viene attaccata, poi sarà difesa dagli Stati Uniti. Non ci credete, non ci credete. Quando è stato ieri, l'altro ieri stavo parlando col generale Bertolini, diceva, a parte tutto, ma ce l'hanno i mezzi gli americani per fare queste cose che dicono? Non ce l'hanno. Cioè, sono la più grande superpotenza solo perché hanno fatto guerre coloniali. Se tu sei un adulto che fa braccio di ferro con un bambino di 3 anni, è difficile che perdi. Adesso è una situazione completamente differente, quindi non avrebbero neanche i mezzi per farlo. Quindi vogliono mandare l'Europa allo sbaraglio, no? Quello che è successo a Leopoli, che tu citavi prima, che rientra in questo quadro, Leopoli è la città più banderizzata, più nazistizzata anche tradizionalmente dell'Ucraina, sta verso i confini con la Polonia, cioè a ovest, no? E nella periferia di Leopoli, a pochi chilometri dalla Polonia, c'era un grande raduno super segreto di grandi ufficiali ucraini e della NATO. Ora, questo era così super segreto che non lo sapeva nessuno, neanche in Ucraina. E però è arrivato un ipersonico russo che di queste 300 persone ne ha fatte fuori più di 100. È stato, tra i morti c'è stato anche un generale americano, che è una cosa grossa, eppure non si dice. È stato detto però da persone coraggiose come il colonnello McGregor, che l'ha detto in televisione 2 o 3 giorni fa, no? Tutti vanno, ma come? Eh sì, guarda, confermo, è proprio così, no? Questi erano quelli che stavano preparando le grandi operazioni. Che significa questo? Significa, primo, che i russi sanno tutto di quello che succede in Ucraina. Tutto. Perché? Perché come? No, come? Molto di più dell'ultimo periodo di Hitler. Sta persone nell'esercito e forse anche nell'intelligence, non lo so, ma nello Stato, tra i politici, eccetera, che hanno capito come andrà a finire. Prima o poi la Russia arriva. Quindi noi in che posizione ci vogliamo trovare? Adesso noi teniamo il piede in due staffe, strilliamo gli slogan antirussi, no? Facciamo propaganda, eccetera. Però, quando qualcuno ci chiede informazioni di quello che sta succedendo, veramente non lo diciamo, al punto tale che questa cosa super segreta era nota ai russi, no? E che hanno potuto colpire con la massima precisione, ed è stato un segnale perché potevano fare molto di peggio, no? In più significa che loro hanno i mezzi per farlo, i russi hanno i mezzi per farlo, e che l'Occidente, la NATO, cosiddetto Occidente, non ha i mezzi per fermarlo, non ha. Dicono adesso gli Stati Uniti stanno sperimentando nuove armi velocissime, ipersoniche. Non è vero, non c'è nessun parere, lo ammettono anche loro adesso. Quindi in questa situazione vorrebbero mandarci a guerra, no? E la decisione diventa sempre più chiara per ognuno di noi, no? Da una parte noi abbiamo un mondo in cui c'è sviluppo economico e opposizione a tutte quelle pazzie del grande reset, compreso il fatto del sesso fluido, compreso il fatto che tu non hai sesso, non hai Anche in identità. Georgia hanno fatto una legge contro la propaganda LGBT. Sì, nel senso che i giovani non devono essere indottrinati da questa ideologia che alcuni chiamano pagana o prepagana, perché i pagani ci stavano anche
Cicerone che si basava sulla legge universale, sulla legge naturale, e quindi questo è un barbarismo senza precedenti, una perversione. Quindi le perversioni sono sempre peggio di fenomeni naturali, no? Ora, a livello economico e finanziario, finora c'era stato questo, che noi vi facciamo le sanzioni, come abbiamo detto l'altra volta. Sanzioni sono la diplomazia delle cannoniere. Cioè, nell'Ottocento la Marina Britannica o quelli delle grandi ditte private di pirateria commerciale, no? Assalivano un porto, lo bombardavano fino a ridurlo in macerie e poi andavano al prossimo e tu ti arrendi, e quella si chiamava diplomazia delle cannoniere. La Compagnia delle Indie Orientali ci è diventata il più grande colosso mondiale con questa tattica. Adesso, invece di sparare, ci sono le sanzioni, che sono ancora più distruttive. Tu vai da un paese e gli dici: io adesso ti distruggo se non fai quello che dico io. Dici: no, ok, guarda che facciamo, non so, all'Iraq, guarda che facciamo la Siria. E finché non arriva al punto in cui questa diplomazia delle cannoniere finanziarie non funziona. Con la Russia non ha funzionato. E quindi ci sta un grosso cambiamento, e l'idea di stabilire nazioni sovrane, alleate, ma sovrane, cioè diciamo una coalizione, un'alleanza di paesi sovrani e indipendenti, che hanno un rapporto mutualmente benefico. Naturalmente, se io mi voglio sviluppare, non è che mi sviluppo rubando a te le pecore, no? Vado dal vicino e gli rubo Il le famoso qualità. vantaggio reciproco. Esatto, e questo è quello che sta succedendo. E adesso la Russia, con questo grosso incontro che sta avvenendo, che è avvenuto pochi giorni fa, è finito a San Pietroburgo, no? San Pietroburgo, Foro Economico di San Pietroburgo, a 17.000 persone, C'erano anche, per fortuna, imprenditori italiani. sì, 130 paesi. Cioè, questo è il nuovo G7, questo è il vero G7. E hanno discusso di cose serie, no? Alcuni paesi hanno fatto il salto lì, no? They went out of the come si dice? Hanno fatto coming out. Fuori dall'armadio, sono usciti dall'armadio e hanno detto: la Bolivia dice fateci entrare. Ho parlato con Putin, ha detto che mi mette la parola buona, mi fa entrare nel BRICS. Nicaragua, sì, abbiamo discusso di entrare nel BRICS. Poi la Turchia, fanno sapere che hanno discusso, già l'avevano discusso molto Sì. accuratamente con le grandi ditte energetiche russe e con Lavrov, ministro degli esteri. Però adesso hanno detto: sì, adesso stiamo discutendo concretamente questo grande centro di raccolta energetica in Turchia, che era quello che fu proposto da Putin Noi ne abbiamo all'inizio. parlato in una puntata largamente, ti ricordi, mesi fa. Sì. Però dopo questa cosa è sparita dal radar. Forse Poi l'hanno ci fu il occupato. terremoto, subito dopo. Sì, però la cosa invece è continuata underground, ed è riuscita fuori adesso, in questo grosso meeting in cui la Russia, la Cina, tutti i paesi del così ex terzo mondo mostrano quello che possono fare, no? E la Turchia era stata limitata da un fatto: che ci hanno paura. No, l'avidità, no? Mi hanno promesso che mi danno la Siria se io faccio il terrorismo, se io aiuto il terrorismo in Siria, poi me la danno. Invece hanno visto poi che era tutto il contrario, quindi si sono rispostati, hanno rifatto amicizia con la Siria, che non è mai crollata nonostante tutto, e adesso dicono: ricominciamo adesso concretamente in questo progetto, a grande hub, grande centro di raccolta del petrolio, che sostituisce il Nord Stream. Cioè, riconvertiamo tutti i canali che noi avevamo
tutti i pipeline che andavano al Nord Stream, Germania, eccetera, verso la Turchia. La Turchia naturalmente è stata straminacciata, no? Se fai così poi alla fine, eccetera. E adesso però sono arrivate alla fine della corda. E anche sono arrivate alla conclusione che sì, fanno paura nelle loro minacce, ma non fanno poi veramente così paura. Così Se noi tanto paura. scegliamo tra la morte economica, sociale del paese e il rischio della loro minaccia, noi diciamo ci interessa più evitare la morte del paese e quindi più non fuggo per l'Ide, non faccio più i giretti attorno a Troia. Non usiamo queste parole in questo contesto perché ce ne sono troppe. E quindi noi adesso accettiamo di diventare questo centro, che naturalmente farà la Turchia un paese potentissimo, no? Centro di distribuzione dell'energia russa, tutta l'area europea del Mediterraneo, eccetera. Poteva essere l'Italia, ecco, pensiamoci un momentino, poteva essere l'Italia. Mattei l'avrebbe fatto già negli anni 50 questo. Poteva essere l'Italia, non è l'Italia, è la Turchia. Perché? Sono più intelligenti, più bravi? No, hanno un po' più di coraggio e vabbè, sono altre ragioni ideologiche, eccetera. Però noi in Italia ci dobbiamo muovere per non perdere il treno, senza tanta paura, perché poi a questo punto, veramente, se loro provocano veramente uno scontro con la Russia, no? E la Russia a questo punto dice io, ok, adesso non perdo più tempo, no? Avete fatto tutta questa provocazione contro di noi da prima del 1989, no? Avete preparato questi piani, li sappiamo, li conosciamo. Adesso diciamo no. Perché non hanno detto no prima? Cioè, perché Putin non l'ha fatto prima? Perché doveva essere preparato. Quindi io penso, mia conclusione, non è che l'ho visto da nessuna parte, è che adesso questo gruppo, che è Putin, ma è anche un gruppo internazionale, si sente capace di resistere, capace di vincere a tutti i livelli. Se riescono poi a lanciare questo sistema dei pagamenti alternativo allo SWIFT e a tutte le altre diavolerie che hanno basate sul dollaro e sulle banche centrali occidentali, la City di Londra, eccetera, se Certo. riescono a fare semplicemente a poter cambiare tra di loro, ci hanno tolto anche questo diritto. Questi paesi non possono scambiarsi merci tra di loro se non con il permesso del terzo incomodo. Se riescono a fare il sistema di pagamenti alternativo e funzionante, crolla tutta la baracca. E lo stanno annunciando proprio adesso. E le minacce, c'è una cosa da dire sul pericolo di guerra nucleare. C'è un pericolo di guerra nucleare. E come, sì. Non so se questo era uno dei tuoi punti. Rientra direi in tutti i punti perché nella follia di quello che sta succedendo c'è il pericolo appunto della follia nucleare su cui Putin ha detto qualcosa di molto chiaro, tra l'altro in questi giorni, nei giorni scorsi, in questa settimana, da più parti, ma anche a San Pietroburgo ha detto che insomma se fate partire gli attacchi dai paesi europei, noi ci riserviamo il diritto di colpire i paesi europei o i paesi, e hanno anche detto ci riserviamo il diritto di dare le armi ai paesi alleati alla Russia per colpire i nostri nemici. Questa è la cosa nuova che Putin l'ha detto in un discorso ai giornalisti che rappresentavano l'80% della stampa mondiale, praticamente. Tutti andate lì a Pietroburgo, amici e nemici, no? Che pensavate? Perché voi ci attaccavate usando l'Ucraina, noi non potevamo fare niente. Cioè, tutti possono attaccare noi, ma se uno si permette di aiutare la Russia, viene subito sanzionato, scandalizzato, ostracizzato, no? È finito il giochino. Noi possiamo agire in maniera asimmetrica, no? Poi voi l'avete riportato, in maniera asimmetrica, che noi aiutiamo e forniamo armamenti e addestramento a paesi che sono in conflitto di qualsiasi paesi e entità non statali, ha detto. Come ha sottolineato il giorno dopo Medvedev, no? Si presenta. Sì. Non solo paesi, ma anche entità non statali. Chi è l'entità non statale? Hezbollah, gli Houthis, quelli che stanno
E fra l'altro si sta vedendo che tutta questa potenza della NATO e anche tutta questa potenza israeliana, ora questa è una parentesi, non ci riesce a vincere sugli Houthi, che adesso si sono alleati con gli iracheni e un paio di giorni fa hanno colpito delle navi ad Haifa. Esatto, ci sono fenomeni strani, diciamo, gli Houthi che hanno i missili ipersonici, chi gliel'avrà dati? Ma non si sa. Però hanno bloccato il Mar Rosso, hanno bloccato il canale di Suez per quanto riguarda Israele. Se tu vai a Haifa, in più tiriamo qualche missiletto che rompe questo magico Iron Dome, questa cupola di ferro, no? Sarebbero tutte i cannoncini. E gli Hezbollah lo hanno fatto un paio di giorni fa. Esatto. Lanciamissili, il Duomo sarebbe che se tu attacchi una certa zona c'è una cupola ideale che tu non puoi superare perché ci sono tanti aggeggi che ti sparano e fanno fuori tutti i missili. Questa, a parte che è una cosa costosissima, quasi a livello proibitivo, ma non ha funzionato. Non ha funzionato quando è arrivato l'attacco dell'Iran, che è arrivato fino a vicino a Daimona, dove loro tengono tutti i loro 250-300 armi nucleari, no, in Israele. Non ha funzionato adesso. Quindi questo Duomo inespugnabile è stato espugnato già 2 volte ufficialmente, forse anche di più. Quindi, vedete, una situazione in cui se Putin dice io adesso, se uno mi chiede aiuto perché ce l'ha con gli Stati Uniti, i suoi alleati, io glielo do, militarmente c'è. Come hanno fatto quelli della NATO con l'Ucraina? Ma noi possiamo dare le armi. Biden ha fatto quell'uscita penosa. Ma io ho detto, sì, si può bombardare con le nostre armi la Russia, ma solo vicino al confine, mica a Mosca, ma quanti chilometri? Ma non lo so. Però, insomma, vicino al confine, non tanto in là. Cosa, no, che se una volta serviva a, come si dice, a scategorizzare gli strateghi russi, cioè, che cazzo vogliono dire questo? Qual è la loro idea, no? La loro idea è di confonderti e tu non sai se hanno detto sì o hanno detto no. Adesso basta. Qualsiasi cosa dite, noi assumiamo la cosa peggiore, voi ci volete attaccare ed è finito. E Potremmo infatti. aggiungere, Umberto, la parentesi del fatto che c'è stata questa grandissima, enorme conferenza di pace in Svizzera, tanto per ironizzare, metterla un po' anche in senso ironico, che non è andata tanto bene, mi pare. Sì, sì, parliamo mentre. Lo volevo dire però prima, che mentre ci sono tutte queste discussioni di Putin sottolineate da Medvedev, adesso noi arriveremo, sta arrivando a velocità molto forte una flottiglia russa con un famoso super sottomarino nucleare nel senso che può portare missili nucleari. Ufficialmente non li porta in questo viaggio perché le autorità cubane hanno detto per non far riscaldare troppo le cose, ma questo è un sottomarino che può portare a Che me, può in portare, sì. visita a Cuba. Cuba, naturalmente, qui gli americani, tutti, appena sento Cuba, oddio, la crisi di Cuba, no? Sottomarino nucleare, Cuba 1962, no? Mentre stavano ammazzando Mattei, che stavano c'è stata quasi una guerra nucleare. E da quel momento in poi questa cosa di Cuba non è stata più toccata, no? C'è un'alleanza economica così, adesso lo fanno vistosamente, mandiamo una flottiglia lì, no? E quindi chi voglia capire, capisca. Se voi ci mettete i missili a pochi minuti da noi, io concluderei, noi abbiamo il diritto di fare lo stesso. No? Poi tu mi chiedevi di questa conferenza di pace. Ora, probabilmente quelli che ci ascoltano hanno seguito perché i giornali hanno parlato tanto, sembrava la scoperta del pane a fette, no? È stata organizzata la conferenza mondiale per la pace in Ucraina, in cui ci saranno tutti. Sarà il trionfo di Zelensky. Zelensky andava in giro. Venite, venite, anche se lui non è più presidente.
Lo sapete, no? Che lui non Non è è più più presidente, certo. scaduto, eccetera, ma lui rimane secondo la legge, come Putin ha fatto notare acutamente, secondo la Costituzione ucraina, quella che c'è da adesso, lui non è il presidente, cioè i poteri stanno in mano al Parlamento e in caso chi ha il potere esecutivo sarebbe il presidente del Parlamento, ma lui non ha nessun ruolo, che è scaduto, non ci sono state elezioni, nessuno l'ha rieletto. Ok, questo presidente è scaduto adesso. Anche questa conferenza in Svizzera serviva a ripresentarlo come il presidente. Presidente. Non ci è andato nessuno, cioè Non ci è delle andato persone. nessuno, esatto, tantomeno i paesi alleati della Russia. Non ci va la Cina, non ci va la Russia, non ci va l'Arabia Saudita, non ci vanno tutte le grandi potenze. E si è arrabbiato tantissimo Zelensky, no? Questo è ormai un buffone. Anche patetico, sa, quelli tipo Pierrot, quei buffoni che Sì, piangono, no? un Lì. buffone triste, sì. È triste. E il presidente, la presidente, Viola, si chiama Viola, della Svizzera, ha fatto una dichiarazione dicendo: beh, questa non sarà una conferenza di pace. L'ha organizzata tu, ha invitato tu, tutti, meno i russi. Si sono dimenticati. Sono dimenticati di invitare i russi che sono a parte in causa, no? E quindi non sarà una conferenza di pace, sarà una conferenza così per discutere aiuti umanitari, eccetera. Quindi la stessa organizzatrice di tutta la cosa l'ha buttata giù. Quindi un altro grosso fallimento di questa propaganda, perché l'unica cosa che gli è rimasta è questa propaganda e la loro illusione di poterci imbrogliare, poter controllare le nostre menti ancora per molto tempo. Questo è quello che gli è rimasto. Per il resto, provocazioni, provocazioni, provocazioni. Possono solo cercare di provocare. Faccio un esempio. Stanno cercando adesso in Serbia, no? Adesso c'è stata questa grande condanna del genocidio di Srebrenica, no? In cui anche le autorità della Serbia hanno detto sì, vabbè, c'è stato un omicidio, eccetera, in guerra, eccetera. Ma non si può parlare di genocidio, no? Si pensa a quelli che si oppongono al genocidio, quelli che dicono che Israele non ha fatto niente di male, però adesso dicono sì. Però questo perché l'hanno fatto adesso? Perché la Serbia si sta ergendo insieme alla Serbia, ancora non sta nella NATO, fortunatamente, ma insieme alla Slovacchia, Ungheria. Addirittura si parla di Romania, eccetera, no? C'è Stanno proprio un creando piano rumeno, se non è. un contropolo in Europa in cui non solo sono contro la guerra, ma collaborano perché dobbiamo essere nemici della Russia, no? Non abbiamo nessun motivo, no? Quindi devono provocare e che cosa vogliono provocare? Secondo me, lì nei Balcani, dato che ci hanno sguazzato per tanto tempo in queste operazioni di divide et impera, di balcanizzazioni, di ammazza ammazza, ognuno ammazza un altro, ci stanno tre religioni, cinque etnie, eccetera, e ne usano, vogliono far riscoppiare qualcosa nei Balcani, cioè sulla porta di casa d'Italia, che stavolta non so se ci riescono, poi se si ferma lì al porto di Trieste, oppure non so, attraversa l'Adriatico, arriva Ancona, Brindisi, non lo so, ma vogliono far scoppiare qualcosa lì. E adesso il presidente della parte serba della Bosnia-Erzegovina, Dodik, no? Sì. Cioè la Repubblica Srpska, no? Ha dichiarato lì, mi sembra a Pietroburgo, noi basta con questa finzione, no? Che noi siamo Repubblica. C'è la Bosnia che sta unita, in cui ci stanno i croati, cose, eccetera. No? Quindi noi ci separiamo, tutti dicono come farete economicamente, eccetera, e faremo come fa la Serbia, come fa Lo abbiamo riportato, infatti, per fortuna. c'è un potere economico crescente e sempre meglio organizzato che è quello dei BRICS, quindi. Perché dobbiamo stare dalla parte perdente e immiserente, no? Ma altre provocazioni possono venire. Adesso non so se
Il diavolo ti ha suggerito un'altra cosa, di provocare un'altra grande pandemia, no? L'influenza aviaria, no? Non so se questo può essere un piano, no? Però sono arrivati a quel punto per cui uno, pensando così Stanno teoricamente, puntando al Messico che continua, anche se è cambiato presidente, a portare avanti le politiche di prima. sì, penseranno a cose atroci, ma io penso più ci avviciniamo a questo vero pericolo di guerra nucleare. Stiamo attenti perché qui una cosa di cui non vorrei neanche esprimerlo a parole così, perché non deve essere neanche detto, questa cosa non può esistere, no? No? Però questi hanno attaccato i radar che difendevano, che hanno accecato o tentato di accecare la Russia sul punto della deterrenza nucleare, cioè che la Russia non può vedere se è attaccata. Quando succede questo, automaticamente un paese in quella condizione reagisce. E Stanno infatti cercando sono cambiati anche i toni di Putin da quel momento. di accecarmi per attaccarmi. Quindi io, senza andare a indagare perché e per come, io reagisco. Sono arrivati a quel punto, no? Però più ci arriviamo a questo mostro della guerra nucleare, no? E più, io penso, quello che è il meccanismo che tiene insieme il cosiddetto Occidente comincia a disgregarsi. Questo è quello che sta succedendo all'interno di vari paesi. Vedremo anche queste elezioni, queste sono elezioni europee, insomma, una contraddizione, no? Però bisognerebbe vedere quello che succede, no? All'interno dei paesi, comunque In dopo, sì. Germania, in Italia, no? Se ci sono alternative solide che stanno crescendo, che indica il mood, no? L'umore della popolazione. Il che potrebbe benissimo avvenire. Secondo il colonnello McGregor, per esempio, la Germania potrebbe cambiare dall'oggi al domani radicalmente. Lo ha detto più volte, sì. E fra l'altro, Umberto, no, ci sono vari punti. Per esempio, c'è Israele che sta usando il fosforo bianco nel Libano e siamo alle solite. E abbiamo detto, gli Houthi e gli iracheni che si sono messi insieme e che stanno mostrando che tutta questa forza, l'Occidente collettivo non ce l'ha. Ma ricapitoliamo un attimo anche quello che succede a Washington, perché mi pare che anche lì stiano cercando di difendersi con azioni piuttosto alle solite, di nuovo, cioè andando a cercare dei giudici della Corte Suprema per vedere se cambiano gli equilibri, perché hanno sì condannato Trump, però probabilmente l'idea è che quando questa condanna arriverà alla Corte Suprema cadrà. Come si scioglierà come neve al sole, quindi stanno attaccando la Corte Suprema, o ho capito male io? No, no, è vero. Cioè, hanno fatto questa operazione, anche questa disperata, anche quella degli Stati Uniti, non è che loro controllano quello che vogliono, che noi pensiamo che controllano. Sono molto più deboli, tutto il deep state, eccetera, è molto più debole. E più è debole, più diventa aggressivo, feroce. Questa condanna di Trump a New York è una città completamente lavata nel cervello, diciamo così, purtroppo, in cui il grande esperimento è riuscito. Tra l'altro, New York è una città economicamente adesso disastrata. Non so se tu c'eri stato qualche tempo fa, ripassi lì, io ho dei parenti lì, ti metti le mani sui capelli, no? Vedi una situazione, vedi, sì, ci stanno i turisti, ma è tutto lì, no? E le banche, turisti e le banche, le quali non so quando potranno resistere nel modo in cui sono adesso. Ci stanno i Lì, turisti che non escano da quel circondario di quei luoghi turistici perché sennò rischiano. esatto, ti dà un'idea, a me mi ha dato un'idea l'ultima volta che sono stato, già da prima, di provincialismo, cioè New York City, la città di New York veniva propagandata come questa città delle grandi idee, cosmopolite in senso positivo, no? In cui invece è piccola, sono tutti, come dire, È tutti arroccata concentrati su se in stessa, tesi. sì. Dico, tu sei di New York, sei superiore perché sei di New York, poi ci sono gli altri che sono cafoni, ignoranti, eccetera. E facendo questo,
dandogli panem e circenses, danno gli spettacoli alla Central Park, no? Gli fanno vedere, non so, un po' di mostre di arte, che sono cose raccapriccianti, normalmente penso organizzate dalla CIA per il riciclaggio di soldi, questa nuova arte, no? E pensano di essere supereroi, hanno perso il senso delle dimensioni, no? E lì gli hanno spiegato che Trump è il grande mostro, c'era De Niro, no? Robert De Di Niro, nuovo, questo, sì. no? Voi sapete che contro Trump è una cosa personale. Il problema di De Niro è che lui è stato traumatizzato da bambino, lo Ne sapete. parlavamo domenica scorsa, sì, è una cosa triste anche questa. È una cosa triste, ma è diventato un mostro, come uno che viene maltrattato e poi quando cresce deve maltrattare altri, no? Si deve vendicare. Quindi a New York hanno condannato Trump, però Trump ha detto, tra l'altro, vabbè, se mi volete mettere in galera, mettetemi in galera, io ci vado, no? Trump in galera, vittoria assicurata. Quando appena è finito il processo e è arrivata la condanna, è saltato il web, come dice, il La website rete, la per la rete. raccolta fondi di Trump, cioè la gente ha mandato troppi soldi, troppo tutti insieme, È è andata in saltato tilt, sì. e è aumentato, non so, i suoi numeri, che già erano molto superiori a quelli di Biden, è aumentato subito 6%, boom, e sta continuando. Quindi non è una Trump, secondo me, il team di Trump ci conta su questo. Trump martire, no? Mettetelo con una Certo. bella vita da carcerato e andiamo alle elezioni così, no? E dall'altra parte c'è il pazzo, demente. Tu sai che un giornalista ha chiesto al portavoce di Biden, senta, una domanda molto semplice, ma è vero che Biden è affetto da demenza? E la portavoce, che questa dice di essere supereroe perché è una donna, è nera e dice di essere lesbica, quindi lei spiega ogni volta, Da questo è tutti i il motivo punti necessari. per cui sono superiore, no? Non ha saputo rispondere, si è impappinata. Ma come fa a dire una cosa del genere? No, io non voglio neanche rispondere, non voglio neanche pensare. Insomma, non ha voluto dire no, non è demente, no? Quindi confermate. Però questo Biden dovrebbe vincere in questa situazione. Ora, tutti questi processi, in realtà, tutti questi lawfare, guerra fatta attraverso mezzi legalistici, si basa su un punto, dal punto di vista di Trump, che tutto questo finirà per passaggio al processo di primo grado, secondo grado, appello, Corte Suprema, no? Corte Costituzionale. Sì. E nella Corte Costituzionale chiaramente ci sta ancora una maggioranza seminormale, soprattutto ci sono due molto forti, molto, che hanno resistito a tutti gli attacchi che gli hanno fatto, il giudice Alito e il giudice Thomas. Giudice Thomas è nero, era l'unico, per tanto tempo era l'unico giudice nero, attaccato forsennatamente, compreso da Biden, nel modo più schifoso. Lui ha detto, io quando fu eletto, quando fu appointed, nominato dal congresso, lui disse, fece uscire uno scandalo. Ah, ma tu hai mandato delle riviste spinte a questa signorina, eccetera, no? Tutte cose fasulle che adesso sono sparite, se le sono dimenticate tutti, ma a quei tempi erano tutti i giornali, eccetera. E quindi tu non puoi essere giudice. Io adesso mi sento come, non è forse Martin Luther King, ma come uno schiavo nero sotto attacco da questa maggioranza razzista. Gliel'ha detta apertamente ed era molto sincero, no? Perché lui c'ha una grossa forza morale per essere arrivato a quel punto, no? E non aver ceduto, cioè non si è dichiarato per il Partito Democratico libero come uno si aspettava, perché così va fatto, È no? rimasto fermo. Quindi adesso hanno creato degli scandali contro giudice Alito e giudice Thomas.
Giorgia Lidl hanno accusato che la moglie il 6 gennaio, dopo che c'era stato il congresso lì dove c'era stato il grosso scontro organizzato dall'FBI, no? Aveva fatto, cioè aveva una bandiera di un'organizzazione sua e l'aveva alzata nel cortile upside down, capovolta. E quindi questo avrebbe dimostrato che lei era una right wing a favore di Trump, quindi se lui è a favore di Trump, come fa il marito a giudicare? No? Niente, non passate. Ma hanno provato perché l'unica cosa che veramente gli è rimasta, a parte metodi, diciamo, violenti, che finora non sono riusciti, è quella di cambiare la Corte Costituzionale in 448. E avere una maggioranza di questi controllabili e non gli è riuscito. Questo è quello Senti, che è. e tornando in Europa, Umberto, cos'è che questo piano di Ioannis in Romania e anche questo combattimento politico che c'è fra la Bulgaria e l'Olanda e Rutte, cosa sta succedendo? Questo è interessante perché c'è l'Ungheria che sta diventando sempre più in posizione di leadership, sta Un po' alla dando guida di tutta questa rete di paesi europei arrabbiati. con grandissimo coraggio, no? E c'è una serie, cioè Orban ha resistito, ha detto no, sono contro la guerra, non voglio mandare armi all'Ucraina, non so perché la Russia deve essere il mio nemico, non so perché l'Europa sta facendo al punto tale che Rutte dell'Olanda, von der Leyen, eccetera, stanno scartabellando i libri dell'Unione Europea per vedere se c'è un modo per togliere il diritto di veto, per cacciarlo, insomma, Sì, no? E non sì. stanno riuscendo. Però quello che sta succedendo invece è che l'Ucraina ha organizzato un gruppo all'interno della NATO, gruppo all'interno dei paesi NATO, che si oppone a quelli che sono stati egemonici fino adesso. E cioè, questo si è visto nella discussione per Non l'Ucraina, l'Ungheria. sorry, L'Ungheria. si è visto nella discussione per la nomina del prossimo segretario generale della NATO, che sarebbe come, non so, il capo del Sacro Romano Impero satanico Romano Impero, no? In cui ci sono i grandi elettori, no? Che decidono, i grandi elettori sono naturalmente gli Stati Uniti, se gli Stati Uniti stanno dalla parte giusta, cioè con Biden, eccetera, dalla parte della cupola oligarchica, e poi l'Inghilterra, la Francia, eccetera, questi nominano, ma soprattutto dal 2006-2003, penso, in poi, se viene da Washington una voce, vogliamo questo e questo. Questo è. I grandi elettori decidono, i piccoli elettori zitti. E avevano deciso Rutte, Mark Rutte, vuol dire Rutte, che sarebbe l'olandese, no? Che già nel 2000 e quando c'è stato il famoso l'incidente dell'aereo della Malesiano che è cascato in Ucraina, era Ah, nel beh. 2013, 14. Sì, mi pare 2013, mi pare, comunque sì. Comunque è famoso quell'aereo che crollò, tra l'altro questi poveri malesiani che hanno fatto sparire due di aereo, un altro nell'Oceano Indiano che non si sarebbe andato a finire, sarebbe bello fare una trasmissione su questo un giorno. Ma Volentieri. a quei tempi aveva spinto l'idea, insieme dicono a due altri olandesi perché di origine olandesi, ancora cittadini olandesi, e cioè generale Petraeus, generale americano Petraeus, ha la cittadinanza olandese, e la moglie di Saakashvili, quello che era diventato il grande mostro della Georgia che voleva fare, anzi, ha provocato una guerra con la Russia, no? Questa cricca voleva che la NATO intervenisse in Russia nel 2014, dicendo, siccome è cascato questo aereo e siccome i russi tengono nascosti i cadaveri, la scatola nera, eccetera,
La NATO deve fare un'operazione, sarebbe stato il Ah, precedente di ok, sì. intervenire, far arrivare uomini armati, non so, un contingente nella Russia, prendere quel territorio, la Russia non sarà in grado di reagire. Tu vedi. Okay. Rutte è quello che aveva detto anche, metteremo l'Ungheria in ginocchio, così se la smette di tradirci, no? E lui voleva fare il presidente, voleva fare il segretario della NATO, no? Naturalmente Draghi avrebbe pianto tantissimo nella sua stanzetta, perché non devo essere io, non mi fanno fare mai niente, mi sono venduto così tante volte, niente, niente, niente. Ok, arriva Orban e dice no, Rutte non lo vogliamo. Dice, ma come, hanno detto gli americani, ha detto Biden, Blinken, Kirby, che lo vogliono? No, noi non lo vogliamo. E quindi mettiamo il veto. È finito Rutte. Non vogliamo la von der Leyen, non vogliamo Kaya Kallas, quella povera disgraziata che fa la presidente dell'Estonia, no? Inventata da Klaus Schwab e Company. E Young leader. invece noi proponiamo Iohannis, che è il presidente della Romania. Ecco. Bravissimo in un certo senso, perché la Romania e l'Ucraina stanno ai ferri corti, non sono amici, c'erano varie cose. Poi la Romania è diventata proprio centro per il dispiegamento NATO, insomma, per quanto riguarda l'Ucraina, è diventata, non dico importante come la Polonia, ma quasi, no? Facendo questa manovra, Ioannis, tra l'altro, è di etnia tedesca, nel senso che c'è una minoranza tedesca in Romania, no? Ma è ancora più tedesco perché ha studiato in Germania, si è laureato in Germania, ha lavorato in Germania, eccetera. Quindi il machiavellico Orban si attirerebbe la Romania, una volta nemica, ma anche la Germania. Dopodiché è arrivata la Slovacchia, no? Bisogna dire che adesso Fico è uscito dall'ospedale, ringrazio Dio, dovevo Ha detto morire. che tornerà a lavorare In abbastanza poco, presto. poco tempo, in poche settimane, io voglio tornare a lavorare. Quindi siamo felicissimi, ci congratuliamo con Fico e con i cecoslovacchi che l'hanno eletto. Poi si potrebbe unire la Bulgaria. Tutti i paesi che uno pensa, questi sono solitamente legati a questa cricca von der Leyen, NATO, i criminali vari, no? Stoltenberg. Cioè, ha capito, secondo me, Orban, che questa alleanza atlantica non è così solida, così bene. E questo l'ha capito pure quelli che tirano i fili di Biden, cioè lo mandano, nonostante che questo non tiene in piedi, lo mandano in Normandia, no? Quindi sta minando dall'interno. Dall'interno lui sa che questi non reggono, quindi ci potrebbero stare sorprese, non so, lo dico una stupidaggine, la Slovenia, no? Molto legata all'Austria economicamente, che potrebbe fare? A parte che è il paese della moglie di Trump, ma questo non conta. Però la Croazia, cioè, ci potrebbero stare sorprese. Sì, E certo. la sorpresa più grossa dovrebbe essere l'Italia, dovremmo essere noi, perché abbiamo tutto l'interesse. Ci sono arrivati segnali fortissimi da quei paesi. Dalla Russia, dalla Cina, dall'India, dai paesi arabi, no? Non vogliamo credere che l'Italia adesso sta dalla parte degli assassini di Mattei, agli assassini di Moro, che aveva tanta attenzione verso di noi, no? Non vogliamo credere che voi siete diventati complici di quelli che vi vogliono ammazzare. Fate uno sforzo. C'è, dicevo l'altro giorno, no? C'è una tabella di Mendeleev con tutti gli elementi, no? E c'è una casella vuota, però precisa, che tutti sanno cosa dovrebbe essere. Deve essere ricoperta dall'Italia. Già la casella c'è tutto il contesto, quello che potrebbe fare, quello che la gente si aspetta, le alleanze, i rapporti commerciali, gli scambi, i posti di lavoro in concreto, i posti di lavoro ben pagati che verrebbero fuori in Italia come i funghi da un giorno all'altro, no? Solo ci vuole questo sforzo di liberarsi, noi ci dobbiamo liberare
da questo lavaggio del cervello che ci hanno fatto e semplicemente dirlo. Ce la possiamo fare, Umberto, liberandoci anche da questo rischio di guerra atomica e di uso di armi atomiche che adesso non si chiamano neanche più così, purtroppo, perché poi con questa neolingua basta cambiare i termini. Adesso sono armi strategiche che non dipendono più nemmeno da decisioni dall'alto, cioè possano usare i generali direttamente e quindi, però ce la possiamo fare, speriamo. Senza che venga usata, senza che nessuno arrivi a questa follia, speriamo, Umberto. Perché come funzionerebbe lo schema secondo alcune costruzioni, per esempio, alcuni degli esperti nel campo, no? Consultando anche la stampa russa, pubblicazioni russe, strategiche, eccetera. Lo schema dovrebbe essere che se si insiste nell'uso di armi occidentali contro la Russia, no? In profondità, la Russia reagirà, come ha detto Putin, come hanno detto tanti, contro quelli che li mandano, contro i punti di partenza, che non sono solo in Ucraina. Quindi, un primo passo, secondo questa ricostruzione, per esempio c'è chiamiamolo un politologo che si chiama Gilbert Sì, Dottorov, certo. che ha detto, come la vedo io, se va male, primo a essere colpito sarà, vabbè, sarà dentro l'Ucraina in maniera molto più drastica, infatti sta succedendo. Poi, se insistono, sarà la Polonia. Io ho visto una dichiarazione di un politico che mi ha fatto drizzare i capelli, politico russo, che diceva la Russia ha la capacità di distruggere la Polonia in 30 minuti. Speriamo di no, speriamo neanche pensabile. Comunque, il prossimo obiettivo sarebbe la Polonia. Perché, dice Dottorov, perché la Polonia, non, una volta attaccata, non riceverebbe il sostegno dalla parte della NATO. Cioè, l'articolo 5 non funzionerebbe e tantomeno gli Stati Uniti andrebbero lì per fare la guerra, per aiutare la Polonia. Se poi gli attacchi continuano contro la Russia, con armi occidentali, eccetera, allora sarà la volta di centri di produzione militare, che sono in Germania, in Francia, Italia, E anche in Italia, sì. Da dove partano da Sigonella i droni e gli aerei che vanno sul Mar Nero continuamente, anche 2 o 3 giorni fa. senza pensare a quello che potrebbe succedere a questi piccoli aggressivi completamente, che hanno dimenticato completamente il proprio interesse, i paesi baltici, sto dicendo, Certo. no? Potrebbe Pennani. succedere, no? Pericolosi questi furibondi, completamente dimentichi dei diritti e degli interessi della propria popolazione, compreso l'interesse a sopravvivere. Arrivati a questo punto, in questo scenario di guerra, se continua, il prossimo sarebbe l'ultimo, cioè sarà l'attacco Stati Uniti, che sarebbe l'ultimo, non perché sarebbe l'ultimo, ma perché sarebbe praticamente suicida, sarebbe veramente questo. E i russi hanno sempre questa strategia che è stata espressa in maniera semplice da Putin, dicendo: se poi voi volete distruggerci, volete cancellarci dalla carta geografica del mondo, vi diciamo che noi non siamo interessati a un mondo senza Russia. Quindi reagiremo. Sì, sarà la fine di tutti, ma noi moriremo da martiri, voi morirete da cani ai margini della strada perché noi siamo stati le vittime e voi siete stati i carnefici. Quindi vogliamo veramente pensare, immaginare uno scenario di questo genere? No, basterebbe che l'Italia cominci a prendere una posizione più indipendente. Lo può fare in tanti modi, no? Non è che dice adesso, che ne so, facciamo come ha fatto il Niger, che andiamo a No, Sigonella. lo può fare in modo molto più diplomatico, molto più gentile. Esatto. Ci sono tanti modi, no? E da
Da calcolare anche che negli Stati Uniti l'appetito per la guerra della popolazione non c'è. Cioè, stanno nemmeno in cercando Europa. modi di frustarla, di fare la panna montata, ma non ci riescono. La gente dice: sì, i russi sono cattivi, sappiamo perché sono comunisti, che ne so, se ricordano le cose. Ma se loro vogliamo la guerra con la Russia, No. no, quello rimane. E quindi, considerando tutto questo, da una parte non ci sono due forze contrapposte, c'è una forza che è legittima, chiamiamola, diciamo la verità, legittima perché rappresenta gli interessi del proprio popolo. L'altra forza rappresenta un gruppetto di pochissimi criminali di guerra, criminali storici di guerra, no? Dalla grande cupola, le grandi famiglie, quelli che controllano la finanza, eccetera, che non hanno a cuore l'interesse della popolazione se non per sfruttarla e per, quando è necessario, anche ammazzarla perché vogliono arrivare alla riduzione della popolazione. Quindi da una parte c'è una forza che può continuare, dall'altra c'è una forza che se va allo scontro si sgretola. Quindi è il momento È il, di uscire allo scoperto. sì, è il momento in cui termina comunque tutto quello che abbiamo visto in tutti questi secoli. Umberto, grazie per la tua partecipazione, come sempre illuminante. Arrivederci a domenica prossima. Buona Grazie Jeff e buona domenica a tutti. domenica a tutti voi. Continuate a seguirci e anche a sostenere il nostro canale che ne ha bisogno perché lavora soltanto grazie al vostro sostegno e con la vostra cooperazione, come state facendo, e grazie per questo. Buon proseguimento di domenica e arrivederci a domenica prossima con Umberto e a domani con i nostri telegiornali, interviste che escono alle 12 e con la nostra diretta alle 7:30, alle 19:30. Buon proseguimento a tutti.